bellezza, perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi il pubblico l'ha fatto rimanere in delirio, tutte ferme lì, non si muovevano come applausi, è veramente una cosa grandiosa. Al suo fianco Benito Viola quest'anno abbinerà Cinzia Corrado e sono due donne. Poi naturalmente, per quanto riguarda l'attrazione femminile, poi anche quella maschile, ci sarà anche colui che ha vinto ha partecipato a Sanremo 1984 con Amare te e con Riccardo Azzurri. Adesso Riccardo Azzurri ha fatto altri successi con 9 brani di canzoni bellissimi, e quindi quest'anno ci sarà questo show formato di un comico, un presentatore, 5 bellissime donne. Questo spettacolo viaggia con 7 donne, naturalmente compreso Cinzia Corrado, Vera San Diego. Di più ci sono 5 cantanti, ballerine, donne. Poi c'è un comico, un presentatore, un prestigiatore e un cabarettista. Quindi viene fuori uno spettacolo, anche, diciamo la verità, costerà un po' di più dell'altro spettacolo, perché c'è una attrazione completa della RAI, ecco. E a questo punto anche Enrico Beruschi è venuto a conoscenza per quanto riguarda la formazione di questo spettacolo. Forse ci beneremo anche un nano che il circo è fallito, quindi questo nano abbiamo la possibilità di inserirlo in questo show. In questo show che si chiama Souvenir d'estate. Souvenir d'estate, quindi con la mia collaborazione, naturalmente in esclusiva sempre di Benito Viola, girerà non solo per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, ma girerà anche in Sicilia. Uno spettacolo collaudato bene, soprattutto di un impianto favoloso, porta 6.000 watt di strumentazioni. Poi ci sono oltretutto 7 musicisti, 7 professori, 7 maestri che vengono dal conservatorio in questo spettacolo, che accompagnano questo spettacolo favoloso con queste bellissime ragazze, affascinanti, belle. E quindi sono lieto e contento di portare avanti questo spettacolo con del titolo, come vi ho detto, si chiamerà Souvenir d'estate. Ci sarà anche Riccardo Azzurri, certo, tra di loro c'è stato anche un pochettino di invidia, ecco, sapete com'è, gli artisti sono un pochettino gelosi nel senso che ognuno, quando c'è l'attrazione finale, bisognerebbe essere una sola o uno solo, invece sono in 3, Riccardo Azzurri, Cinzia Corrado, Vera San Diego. Chi chiuderà la serata? Ebbene, la risposta l'abbiamo già data, è quella che chiuderà Vera San Diego, di cui state vedendo queste immagini. Vabbè, comunque resta il fatto che, diciamo, sono tutti e 3 bravissimi. Riccardo Azzurri ha fatto Sanremo, Vera San Diego, trasmissione di molti mesi con Enrico Beruschi a Italia 1, Cinzia Corrado, anche lei vincitrice dei 9 preposti di Sanremo, quindi sono 3 artisti favolosi. Inoltre, ve l'ho detto, il comico, il cabarettista, il prestigiatore, insomma c'è uno spettacolo di tutto, perché piace ai adulti e giovani e meno giovani, insomma uno spettacolo veramente che alla grande. Questo spettacolo naturalmente è stato tirato fuori da Benito Viola insieme con un'altra agenzia che per il nord ministra questo signore, un amico mio di Frosinone, e per invece per il sud sono io a ministrare questo bellissimo spettacolo. Certo, uno spettacolo che ci vogliono soldini, perché se spettacolo è povero, diciamo meno arricchito di personaggi di spettacolo, naturalmente costa di meno.
Ma poi quando si tratta che è uno spettacolo che ci sono tanti persone, poi particolarmente tre attrazioni della Rai Televisione Italiana, naturalmente va a aumentare il cachet. Perciò però non ha importanza che uno a volte va a comprare un'orchestrina con quattro sciacalli e poi deve fare, invece è meglio spendere qualche soldino in più e fare una serata alla grande. Certo, Vera San Diego non è come Riccardo Azzurro oppure come Cinzia Corrado, ognuno ha il suo spettacolo diverso. Lei è una showgirl, ballerina, cantante, mentre Cinzia Corrado è quella che è, soprattutto una bella ragazza anche lei, e nel mezzo c'è Riccardo Azzurri. Ma speriamo presto che questo spettacolo passa presto quest'inverno e arriviamo al... Ti ringrazio. Bravo! Per gli applausi. Grazie. Per i fischi, per il da quella parte, per le persone in fondo, tutti quanti, il mio tecnico e la band. E Mr. Viola, e Fortunato, e tutto il paese di Joppolo. Grazie a tutti, buonasera. Signori, buonasera. Qui è Benito Viola che vi parla. Bene, voi dite, Benito Viola cosa fa qui questa sera? Sono lieto e felice di presentare la grande, grandiosa cantante, attrice anche, Vera San Diego. Vera San Diego è un nome della Rai Televisione Italiana e anche di come trasmissione, che ha fatto una lunga trasmissione insieme a... spettacolo 1990, uscire fuori con un spettacolo alla grande. Come vi ripeto, sono veramente dispiacente per quanto riguarda che non potete ascoltare la voce di Vera San Diego. L'espressione, come vedete, sorride, è contentissima e felice di lavorare con il suo manager Benito Viola. Grazie sempre, come ripeto, Enrico Beruschi, colui. Quindi vi saluta, questo è un saluto che vi ha dato, almeno se vedete il saluto, che saluta con la manina al pubblico di Televiola e telespettatori di Televiola. Ideato allo scopo di farvi distendere l'attenzione nervosa provocata dall'incessante stufa che avvelena l'umanità.
Questa Italia ha le pretese di chiamarsi del paese, ma è soltanto un'illusione, un'effimera espressione, perché qui del paese, senza infamia e senza offese, per volere del destino è rimasto il formaggino. Tutto mensa, tutto sale, è una macchina infernale, e alla povera nazione sale, sale la pressione. Grazie a Natta e Mideiotti, a Martelli e ad Andreotti, a Denisa e da Bettino, siamo tutti nel casino. Però a volte può bastare un motivo, una canzone, un sorridere, sognare e cullare un'emozione. Questa sera avrete tutto, anche più di una risata. E con tutto il nostro affetto, iniziamo la serata! Comunale. Si scopa troppo dopo, mi fa male. Io lavoro qua, sotto la statua della libertà. Ma chi me lo doveva dire? Che per trovare lavoro dovevo venire qua in America. Ma mia madre me lo diceva sempre. Mi diceva, figlio mio, tu farai strada, tanta strada. E infatti, da Rocca Pipirozzi sono arrivata a New York. Però il mio mestiere lo so fare bene, sono uno spazzino specializzato. In Italia non ho trovato lavoro perché non sono laureato, ma l'Italia è un paese particolare, ne succedono di tutti i colori. Mia sorella, per esempio, si chiama Assunta ed è sempre disoccupata. Mio cugino, tanto per dirne un altro, fa il macellaio, ha una moglie vacca e non la può ammazzare. Qua in America è un'altra cosa, c'è un'altra mentalità. Oh, qua non si scherza, tutti Reagan dritti. Guardate, guardate che meraviglia, la statua della libertà. Per lei mi giocherei la libertà. Quanto è bella, bella e buona. Che occhio. Che bocca! Che petto! Sembra Moser, sembra! Ma farei 30 anni di galera, ma farei! Ma guarda, guarda che te combinano gli americani! Oh, al posto di una statua te piazzano una donna vera! Cosa che se la mettiamo sulla piazza di Brancaleone, il giorno dopo la ritroviamo incinta, la ritroviamo! Qua invece, massimo rispetto, non si tocca. Quello che non riesco a capire è solo una cosa. Ma è abbronzata o è incavolata nera? Boh, che sa come si chiama? Io vengo qua tutte le mattine, le dichiaro il mio amore, ma lei non mi sente, non mi risponde. Come da chi è? Disgraziato. Come da chi è? Mannaggia. Gentilissimi signori e gentilissime signore, buonasera. A tutti voi la più cordiale buonasera e benvenuti a Molocchio alla festa della Madonna. Innanzitutto, prima di presentarvi l'orchestra, permesso che il microfono non va, ma questo non fa niente, vogliamo ringraziare tutti voi per la bella accoglienza che avete avuto per la storia di Romagna, ma soprattutto un ringraziamento particolare per il comitato di questo bellissimo e caratteristico paese. È veramente un
tutti. Detto questo, per trascorrere una bella serata con voi l'orchestra, la storia di Romagna, con la musica in stile del grande maestro Secondo Cassadei. Motivo l'orchestra, la storia di Romagna, con la musica e stile del maestro Secondo Cassadei, termina qui questa bellissima festa, festa della Madonna. Prima di salutarci però vi vogliamo ricordare che hanno suonato per voi Dino Coppi al violino, Gabriele Fussi al clarinetto, Angela Grossax, il tastiere, il trombone Ettore Bracci, il nostro batterista la grinta Valdo Strada, al basso la chitarra Gianluca Fabri, Paolo Fantini alla chitarra, trombe e corno, alla fisarmonica tastiere Milo a Montemaggi, hanno cantato per voi Nicola Marchesini e Patrizia Cingarelli. Ringraziamo anche il nostro tecnico suono Livio Massesi, tecnico Luci Romano Mazzotti, direttore artista. Non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Quelle couillonnade! Viens, viens, partons! Et des pinceaux. Banco. Anche qui. Un altro attentato. Su, torniamo indietro. Faremo tardi.
giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Dire, ma tu mi capirai, di frasi sono un fiore. Voce. Amore, 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 è quello che so dire, tu mi capirai. Più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra.